Oh, mamma. Lavorare sotto il sole è sfiancante, eh? Dove altro può lavorare un giardiniere? Sì, ovvio, dove? Dove altrimenti? Bene, grazie mille. Di niente. È il minimo che posso fare quando un amico è amico di una mia amica e ha buone intenzioni verso di lei, no? Di che cosa parli? Di Nini. Mi sembra che tu sia il miglior candidato che ci sia da quasi un secolo. Ti sembra? Mm-hmm. E mi sei simpatico, perciò forse potrei aiutarti, sempre che lei ti piaccia. Sei la sua migliore amica, quindi hai una certa influenza su di lei. Sì, sì. Uh-huh. Sì, se lei ti piace posso aiutarti. Mi piace, mi incanta, sono innamorato Ma di lei. Ma se mi accorgo che le tue intenzioni non sono oneste, ti rivolto a pedate e guarda che ho naso. Sì, 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 anch'io. Infatti, sento che hai usato il suo profumo, quello che le ho dato io. Sì, sì, ho messo il profumo che le hai dato, ma è una schifezza che fa allontanare tutti. No, non è una schifezza, è un profumo casalingo. A volte funziona, a volte no. Vuoi un consiglio? Profumi e gioielli a Nini no, perché lei è semplice, è naturale. Lo so, è questo che mi piace di lei, la dolcezza. È soave. Ti do anche un altro consiglio. So che hai fatto il primo passo, devi fare anche il secondo e il terzo, perché se aspetti lei non si fa nulla. Aspetta. Ah, ciao. Ciao, come stai? No, continuate a parlare, io sistemo no, la spesa. Aspetta, ti do un succo d'arancia. No, sono in ritardo, devo andare da mio nonno. Veramente stavamo parlando di te. Di me? Sì, volevo invitarti a passeggiare sul fiume, noi due. Ah, sul fiume? No. Io non sono capace di camminare sull'acqua. Volevo dire, sulla riva del fiume, noi due da soli. Sì, ovviamente. No, mi sa di no, no. Ma non deve essere oggi, può essere un altro giorno. E poi è una cosa bella camminare lungo il fiume. Sì, certo, deve essere splendido, ma io la verità è che sto un po'... È soltanto una passeggiata per assaporare il profumo del fiume, degli alberi, dei tuoi capelli, sì. Guardare i tuoi occhi. Sì. Ma questo ragazzo è un poeta, io gli direi subito di sì. Che bello, a quanto pare Nini ha un nuovo pretendente. No, no, signor Parker, le assicuro Nini, che non... Non devi dare spiegazioni a nessuno. No, è chiaro, non devi giustificare quello che fai fuori dall'orario di lavoro, no? Del resto anche noi, mio marito e io, usciamo un po' questa sera. Lo avvisi tu, Nicolas, per favore? Ci penso io, vado. Grazie. Io vado a portare questi a mio nonno, scusate. Ti accompagno, così ci accordiamo per la passeggiata. Tutto bene, amore mio? Sì, c'è molto silenzio, non trovi? Chissà che fanno i ragazzi, sì. Vado a controllare. Va bene. Che meraviglia, la stracciona con un nuovo fidanzato e Tomas steso ai miei piedi. Meglio non potrebbe andare. La mia donna ideale deve essere simpatica, deve avere i capelli castani, deve avere uno sguardo dolce, un sorriso sognatore, fresco. Perché non dici Nini, eh? Di Nini e basta, senza girarci intorno. Ma non stavo pensando a Nini, Carmen, anche se ora che lo no, dici... No, non pensarci, no. Ho un'altra domanda. Per esempio, che cosa deve avere una coppia per durare nel tempo? Questa è bella, sì. Il rispetto, soprattutto il rispetto, sì. Si rispetti il tempo dell'altro, che non ci si chiami inutilmente ogni due ore, che si rispetti la privacy. Ti è successo qualche volta? Sì, credo che qualche volta mi sia successo. E sì. Dico, no, per esempio... se questa donna che ti chiamava ogni due ore, non so, ti chiamasse dopo due ore e quindici o venti, no? Due ore e mezzo. Sì. Prenderesti in considerazione di restare con lei per sempre? Chiaro. E questa domanda è nel questionario? No, ma sto cercando di andare un po' oltre, no? Sto cercando di approfondire con le domande che mi vengono in mente. Ecco, un'altra domanda potrebbe essere, per esempio, che ne pensi delle donne con la frangetta? Dalla pelle liscia? Ciao. Vieni, siediti con me. No, non posso, Martina. Perché? Devi trovare il modo di farcela da solo. Non dobbiamo più vederci o separarci sarà molto più difficile. Separarci? Ognuno per la sua strada. Che cosa significa? Vuol dire che mi devo dimenticare di te? E me lo dici così? Devo andare. Te ne vai con Dottie? Stai uscendo con lui? Non capisci niente.
Che altro c'è da capire se ti vedi con lui, Lola? Lola! Che c'è da temere? Una passeggiata lungo il fiume, Nini, che può succedere? Niente, niente, è ovvio, non può succedere niente, perciò non insistere, non mi va. Senti, io lo so che cosa provi, non sono sprovveduta, ma perché non gli vuoi dare una possibilità? Senti, il pelato si è sposato con Selina, dà a te stessa la possibilità di essere felice con un'altra persona. E Germano mi sembra che sia sensibile. Arrivo! Victor! Victor! Ah, sei tu? Dov'è l'autista? L'autista? Sì. È di là, sì, è di là. Cos'è questo odore spaventoso? Un profumo? Sì, ma è un profumo finissimo, con feromoni tutti naturali. Feromoni di che? Di puzzola? Mi scusi, ma non posso permetterle di maltrattare la mia amica, eh? Finalmente ti fai vedere, eh? Sì, che cosa vuole? Ieri mi dà il tormento per il passaporto, oggi torna qua. La deve smettere, altrimenti... Che? Vai, Vicky, lasciaci che? Soli. Un momento, in casa mia comando solo io. Vicky, va via. Vado. Va via. Sta a sentire, brutto sfruttatore maschilista. Se ti vedo ancora una volta trattare Ninì da cameriera e farti stirare le camicie, è la volta che ti riempio di pugni e uso quei capellacci che hai come stracci, hai capito? Sì. E ora siediti, dobbiamo parlare. No, ora no, perché ho da fare. Siediti, che dobbiamo parlare. Siediti! Due, dietro. Tre, quattro, ancora. Uno, due, dietro. Tre, quattro e giro. Tre, quattro, cinque, sei, 7, 8. Va bene? Ballano, proprio come te. No, loro sono più bravi di me. Io non ci riuscirò mai. Senti, magari ci penso un po' meglio e... poi torno, facciamo così. Va bene, come vuoi. Per me, visto che ormai siamo qua, entriamo. No. Io qui non ho niente da fare. Andiamo. Ragazzi, cercavate qualcuno? No, sì... no, non lo so, veramente. Ho capito, sei un po' confuso, non fa niente. Io sono Thais, voi chi siete? Bravi! Avete fatto bene a venire. Ciao, Chama, come stai? Ciao. Chama? Ti chiami così? Sì. Sono felice che siate venuti. Grazie per averlo accompagnato. Venite qua. Coraggio. Ci siete? Venite. Lui è il grande Chama. Ciao, Chama. E tu come ti chiami? Vicky? Sebastian? Sono venuto a portarti il fascicolo degli appuntamenti. Mi hanno detto che lo stavi cercando. Che fascicolo degli appuntamenti? Questo è il tuo modo di avvicinarti, eh? Inventare fascicoli in continuazione. Beh, sì, può essere che inventi qualcosa per avvicinarmi, ma credo che dobbiamo parlare, no? Tu dici? Sì. Tu dici? Sì, perché veramente voglio confessarti che sono ferito, molto triste per la tua decisione di restare qui con Ninì invece di venire con me a Santa Giuliana. Però, beh, un errore può farlo chiunque e sono disposto a perdonarti. Errore? Perdonarmi? Ma che superbia! Sei tu che devi chiedere perdono a me, non io a te! Va bene, in questo caso chiediamoci perdono insieme, Mimina, lo facciamo. Guardami, sono qua, puoi guardarmi in faccia. Sì, basta che... scusami, io vorrei parlare, ma c'è Nicolas in casa e veramente credo... Sì, c'è Nicolas. Sto guardando Nicolas dalla finestra? Sì, sono preoccupata. Io chi sono? La ruota di scorta? Vengo qua a chiederti. Aspetta. Di chiederci scusa, no, e tu guardi Nicolas dalla finestra? È una cosa terribile, stavamo nella casetta e... Nella... da soli? Nella casetta sì, con Nicolas? Parlando. Va bene, allora è tutto inutile, non voglio sentire altro. No, finiamola, senti, qui, ci vediamo. Per favore, togliti questo profumo che sembra... disinfettante al cloro. Ecco, dai, lascia che ti spieghi. Anzi, non ti spiego niente. Deve essere bellissimo fare il lavoro che più ti piace, non è vero? Specie in un ambito un po' crazy come quello del circo. Sì, sono stato fortunato e sono felicissimo di aver potuto viaggiare tanto. Ma sono stato anche molto solo. Per questo ho deciso di fermarmi finalmente in un posto e avere degli amici. Anche se ci sono volte in cui mi sento più solo che mai. Vuoi trattato così a causa di Andy? Sei geloso? E va bene, sì, mi piace. Qual è il problema? È molto carina, è logico. Non dico che non sia logico, infatti, ma io voglio sapere quanto ti interessa. Quale ragione lo vuoi sapere? Tanto o poco che sia, a te cosa cambia? Stai parlando seriamente? Certo che parlo seriamente. O hai deciso di farti avanti con lei? Devono essere tutte per Martin Parker, non puoi lasciarne una? Non hai capito niente, sto parlando di mia sorella, Tony.
Sì. Ciao, amore mio. Ah, Cho, come va? Ah, Cho, è questo il modo di salutare la tua ragazza? Scusami, stavo pensando a un'altra cosa. No, non mi succede niente. No, ti ho detto che non succede niente. Mi hai sentito? Non succede. Sono sempre lo stesso, no? È la distanza che ti fa capire male. No, non succede niente. No, non sto gridando, non mento. No, non piangere, per favore, non piangere di nuovo, sì. Per favore, ti supplico. Non attaccare. Ciao, non farmi parlare da solo. Ciao! Avanti, è aperto. Hai... sono venuta a chiederti aiuto per il computer. Veramente anch'io ho bisogno del tuo aiuto. In cosa ti posso aiutare? C'è una cosa che mi sta facendo impazzire ultimamente. Non posso più dormire, non posso pensare. E tu puoi aiutarmi. Sì, anche se non so che cosa posso fare. Sì, sì, tu mi puoi aiutare. Io spero di non sbagliarmi. Sì? Ambasciatore, come va? Bene, grazie. Siediti. So che mi stava cercando. Sì, sì, in effetti ti cercavo. Qui sì. C'è il compenso concordato, il rimborso spese e la tua liquidazione. È tutto qua. Se non ti è chiaro... La liquidazione? Sì. Che novità è? Ho deciso di terminare questa farsa. Auguri per la tua carriera artistica. Ma qui hai finito. Che ti prende? Che non voglio rinunciare. Ah, lo sapevo. Abbiamo alzato il sipario, ambasciatore. Poi, ora che conosco la dolcezza di Nini... Ho sempre saputo che eri un topo immondo. Ehi, più rispetto, più rispetto. Più rispetto, sì, hai ragione, più rispetto per i topi, se no si offendono. La festa è finita, Nicolas Sampanò. Ho scoperto il tuo segreto. Che segreto? Non ho segreti. Ah, non hai segreti? No, non ho segreti, di che parla? Non so, dimmelo tu. Nicolas, o come ti chiami, come ti devo chiamare? Falso Nicolas? Guarda. Questo passaporto falso dimostra che sei un impostore. Tieni. Io non lo so perché dovrei dare... Cosa? Dare spiegazioni a lei e non mi faccio intimidire dal suo atteggiamento. Vada via da casa mia! Invece non me ne vado. Sì, fuori da casa mia, no. O me ne vado io. Ma ecco, dove vai? Sta lì. Vuoi litigare? Tieni!